esercizio una particella alfa, che è un nucleo di elio composto da due protoni e due neutroni, viene lanciata con 100 keV, kilo elettron volt, di energia cinetica, contro una sfera metallica di raggio 5 cm e carica 50 nanocoulomb. La distanza iniziale della particella alfa dalla superficie della sfera, quindi da B, è 25 cm. Prima domanda, la particella alfa è relativistica o no? Perché calcola la sua velocità. Prima ancora di rispondere a questa domanda, calcoliamo la massa e la carica della particella alfa. È formata da due protoni e due neutroni, sono quindi quattro nucleoni, quattro unità di massa atomica. L'unità di massa atomica è la massa di un nucleone. Protone e neutrone hanno praticamente la stessa massa, si chiamano nucleoni, quattro volte 1,66 per 10 alla meno 27 kg, l'unità di massa atomica, quindi questa è la massa della particella alfa. La carica è due protoni, i due neutroni sono neutri, i due protoni, ciascuno a carica E positiva, la stessa carica dell'elettrone ma di segno positivo, e quindi la carica è il doppio della, di E, e quindi è 3,20 per 10 alla meno 19 coulomb. Ora rispondiamo alla domanda se la particella alfa è relativistica. La sua energia cinetica la devo confrontare con l'energia di riposo, mc quadrato. Cominciamo calcolando l'energia di riposo, E0, prendendo la massa che abbiamo appena calcolato e moltiplicando per la velocità della luce al quadrato. Il risultato è 5,98 per 10 alla meno 10 joule. Calcoliamo adesso l'energia cinetica espressa in electron volt, quindi dobbiamo portarla in joule per fare il confronto con l'energia di riposo. Potevamo anche portare l'energia di riposo in electron volt. Quindi kilo vuol dire 10 alla terza, e poi al posto della E metto la carica dell'elettrone, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb, dopodiché coulomb per volte fa joule, e il risultato del calcolo è questo. Vediamo che è un valore dell'ordine di 10 alla meno 14 joule, mentre invece l'energia di riposo è almeno 4 ordini di grandezza più grande. Quindi l'energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo. Se andiamo a fare il rapporto tra l'energia cinetica EC diviso E0, l'energia di riposo, troviamo un rapporto che è circa 1 a 37.000. Questo vuol dire che l'energia cinetica è veramente piccola rispetto all'energia di riposo, e la particella alfa non è relativistica. Dunque, non è relativistica, ora dobbiamo calcolare la velocità. Siccome non è relativistica, posso tranquillamente utilizzare la formula dell'energia cinetica, la formula classica, 1/2 mv quadrato. Formula inversa, due volte l'energia cinetica, questo valore qua, diviso la massa, questo valore qui, e troviamo 2,20 per 10 alla 6 metri al secondo, che si conferma una velocità non relativistica perché è molto minore della velocità della luce nel vuoto, 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Siamo circa a due ordini di grandezza in meno, 2 per 10 alla sesta, 3 per 10 all'ottava. Qui vediamo le unità di misura. Anche prima c'erano le unità di misura, come veniva fuori questo joule dal calcolo mc quadrato, chilogrammi per metro al secondo quadrati. Chilogrammi metro al secondo quadrato è da solo il joule, quindi chilogrammi metro al secondo quadrato. L'altro metro serve, no, il joule, il newton, chilogrammi metro al secondo quadrato è il newton. Newton per metro viene fuori joule. Qua l'unità di misura, per vedere che da questo calcolo viene fuori metri al secondo. Joule su chilogrammo sotto radice, joule l'abbiamo appena visto, è chilogrammi metri metri secondo quadrato, eccolo qua, chilogrammi metri metri secondo quadrato, diviso chilogrammo, chilogrammo va via, rimane metri quadrati secondi quadrati, sotto radice metri al secondo. Ora che abbiamo calcolato la velocità della particella alfa, andiamo a calcolare il fattore beta, cioè il rapporto tra la velocità della particella alfa e la velocità della luce. Abbiamo detto che ci aspettiamo qualcosa tipo un centesimo, e infatti 2,20 diviso 300 fa 7,32 millesimi, sarebbe lo 0,7% in pratica, o volendo il 7 per 1000, 7 millesimi. Quindi si conferma una velocità sicuramente non relativistica della particella alfa. Se uno volesse essere pignolo, dovrebbe calcolare la velocità a partire non dalla formula dell'energia cinetica classica, ma dall'energia cinetica relativistica, e quindi ricavare gamma facendo la formula inversa e
energia cinetica diviso l'energia di riposo, poi meno 1 va di là più 1. L'energia cinetica diviso l'energia di riposo è questo valore diviso quest'altro. Avevamo detto che era circa 1 su 37.000, a essere precisi è 1 diviso 37.375 più 1. Questo valore è il risultato di gamma. Poi uno si ricorda che gamma è il fattore di Lorentz, 1 diviso radice di 1 meno beta quadrato, questo è gamma e questo valore qua. Poi fa tutti i passaggi, la formula inversa per trovare beta e alla fine viene beta 00732, che è lo stesso risultato che avevamo trovato prima. Questo significa che anche utilizzando la formula esatta, quindi la formula relativistica, alla fine beta viene lo stesso valore che si ottiene con la formula classica. Questo perché? Perché la particella non è relativistica e quindi usare la formula classica oppure usare la formula relativistica in pratica è uguale. Se la particella fosse stata relativistica, cioè fosse andata a una velocità non soltanto di un centesimo della velocità della luce, ma una velocità tipo già un decimo della velocità della luce, un decimo o peggio ancora un quinto e così via, allora non sarebbe vero che usare la formula relativistica o quella classica portava agli stessi risultati. In quel caso bisognava usare sicuramente l'energia cinetica relativistica.